Rosaria, sono passati 13 anni. Questa brezza, l'odore dell'erba, sono come me li ricordavo. Non sarei mai tornato. Non potevo. I marchiati si tengono d'occhio a vicenda nell'esercito. Solo conoscere un disertore può costarti la vita. Potevo uscire solo in missione. Capisco. E inoltre avevo paura. Paura di tornare. Lo so. Ma ora sono qui. Grazie a te. Meglio proseguire. La locanda sulla cima sarà il rifugio di Marta. Per Gav la padrona è nemica. Si potrà dire lo stesso dei suoi clienti. Gli imperiali non amano quelli che hanno il mio marchio. Se ce lo chiedono, sono un soldato marchiato che deve proteggere la sua nobile signora. Hai visto che razza di... Non siamo soli. Basta così! Mordi, Torbjörn! Metti a distanza, bello! E qua! Vai! Mordi, Torbjörn! Sai cosa fare, bello! E qua! Mordi, Torda! Dai il massimo, bello! Vai! Cosa fare, bello? Vai!
Sai cosa fare, Ben. Di qua. Di qua. Lì, bello. È finita. Terminato il ponte, quindi. Dopo gli avvenimenti di Porta Fenice, non sembrava una grande priorità. Ehi! Vieni qui a darmi una mano. Ehi! Non è che mi daresti una mano, vero? E ti pareva un portatore. Io che pensavo che la fortuna mi avesse arriso. Comunque, meglio delle briciole di cristallo che niente. Anche se mi addolora usare il marchiato di qualcun altro. Ehi, puoi capirmi, vero? Mi serve il tuo aiuto. Quei dannati pennuti hanno puntato il mio carro e mi hanno circondato. Come se non fossi già in ritardo. Ho una cosa speciale da consegnare prima del resto, ma non oso lasciare incustodito il carro. Non è che potresti correre al rifugio di Marta per me? Ma devi andarci in fretta, D'accordo. Bravo, così ti voglio. Ecco, tieni. Mi raccomando, consegnalo allo stagliere e a nessun altro. Mi deve dare una ricompensa. Se la consegna a te, girala al tuo maestro come mio ringraziamento. Su, va ora! E cerca di non fare deviazioni lungo la strada. Potrebbe volerci uno. Morti, torna! Sì, bello! Morti, torna! Un aiutino! Torna! Vai! Sai cosa fare, bello?
Sta giù! Sai cosa fare, Ben? Eccoci qui, il rifugio di Martha. Bello! Morti, torta! Lì, bello! Sai cosa fare, bello! Lasciami scappare! Vai! Sai cosa fare, bello! Dei nostri marchiati. Sei tu lo stagliere? Devo consegnarti questo. Sì, è per me, non c'è dubbio. Tuttavia, non so perché me lo consegni un portatore. Che ne è di quello stupido mercante? Non è potuto venire. Il suo carro era assediato da Chocobo selvaggi. Ah. Mi sembra giusto. Sarà stato carico di erbe Ghisel. Fino all'orlo, direi. Erbe Ghisel? I Chocobo ne vanno matti, no? E se dimentichi di chiudere bene il carro, l'odore esce e attira i volatili anche da grandi distanze. Sia chiaro, per un mercante sono un buon investimento, specie da queste parti. Ma non bisogna esagerare, come il nostro comune amico ha appena scoperto. Però ho avuto le merci e tanto mi basta. Porgi i miei omaggi al tuo maestro. Brava! Adesso riposati, forza. In questo ultimo periodo.
Chissà se Marta è amichevole, come dice Gav. Andiamo a scoprirlo, ti va? Le cose per Pozzo Orientale lasciale lì. Ci penseremo quando il ponte sarà a posto. Costruire quell'acquedotto sì che era un lavoro onesto. Quando ancora... Avevamo dei bravi capi e dei buoni co... merci. Non vendevamo soltanto corpo e spada. Scusami, sei tu per caso la proprietaria qui? Dipende da chi lo chiede e dal perché viaggia con un portatore imperiale con sé. Per protezione, ma non sarà necessaria se mi consiglierete la strada più sicura per l'Ovest. Se qualcuno serve protezione, è al tuo amico. I portatori non hanno affatto vita facile a Rosaria. Persino uno robusto come lui attirerebbe le attenzioni sbagliate. E se venisse rapito, non finirebbe bene nemmeno per te. Allora ci terremo alla larga dalla milizia. Gav ha detto che ci avresti aiutato. Seguitemi. Scusate per prima. Nella nostra situazione serve cautela con chi fa troppe domande. Sono Marta, una vecchia amica di Sid. Mi ha detto di avere grandi speranze per un nuovo portatore. Immagino che sia tu. Quindi, dove siete diretti? A Porta Fenice. Abbiamo domande che esigono risposte. Allora è così. Beh, per evitare la guarnigione dovreste andare verso Pozza Orientale. Se soltanto il ponte non fosse crollato. È veramente una seccatura. Non abbiamo scambi col villaggio da settimane. Ho chiesto al nostro carpentiere di dargli un'occhiata. Ma è partito per un lavoro e non è ancora tornato. Credete che possa essergli successo qualcosa? Spero solo se la stia prendendo comoda. All'alternativa non ci voglio pensare. Lo troveremo. E vedremo se sta bene. Vogliamo che si ripari il ponte. E il tuo carpentiere sembra adatto. Adesso capisco perché piaci così tanto a Sid. Se lo farete, vi dovrò un favore. Hai detto che è uscito per un lavoro? Esatto. È andato nelle paludi per controllare un altro ponte. Quello vicino al portale dei decaduti. Le paludi erano pericolose persino in tempi migliori. Dobbiamo sbrigarci. C'è una scala accanto al portale. È il modo più veloce per scendere, se non temete le altezze. Si chiama Bernard. Se doveste trovarlo, ditegli che vi manda Marta e che lo vogliono al ponte per Pozza Orientale. Al ponte nelle paludi. Cerchiamo quella scala. Concentrati sul pesce, figliolo. Venite a vedere! Carne fresca! Qui solo carne fresca! Ha 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 ha.
Che cosa cerchi? Arrivederci. Le cose per Pozzo Oriente. Il portale. Quella sarà la scala. Cos'è che serviva alle stalle dorate? Altro che uguaglianza in tutto l'impero, se questi sono... Per riparare il ponte ci vorrà il tempo che ci vuole. Ma io dovevo essere ieri. Non mi importa quali ordini hai, marchiato. Ah! Sta lontano da me! Cos'è stato? Proveniva dal ponte. Presto! Eccolo! Resisti, arriviamo! Di qua! Dal massimo, bello! Sì, bello! Mordi, costa! Vai, bello! Lì, bello! Muori! Grazie, mia signora. Mi avete salvato. Figurati. Sei Bernard il carpentiere? Io sì, ma non pensavo che il mio nome fosse conosciuto. Sono un'amica di Marta. Ci ha chiesto di cercarti. Beh, vi sono molto grato. Avevo appena controllato i pali, mi sono voltato e ho visto dei mostri sbavanti che volevano banchettare con me. Se non foste arrivati voi, adesso sarei tutto ridotto a pezzettini. Siamo felici per te. Sì, sarà meglio che vada a ringraziare la proprietaria. In realtà, ci ha chiesto di pregarti di affrettare le riparazioni del ponte per Pozza Orientale. Ma certo, dovevo dargli un'occhiata, ma mi è passato di mente. Vado subito, promesso. Le travi sono ancora solide. Bisogna solo sostituire i traversi e riallineare il pontile. Sarà un lavoretto veloce. Grazie, Bernard. Speravamo di prendere anche noi la strada per Pozza Orientale. Ti siamo molto grati per il tuo aiuto. E mi spiace dovertelo chiedere dopo quello che hai passato. Vi devo la vita. Riparare un ponte è il minimo. Grazie, mia signora. E anche a te, figliolo. Siete con Sid, vero? Io e lui ci conosciamo da anni. Non tanto quanto Marta, certo, ma da tempo. Capisco. Beh, devo darmi da fare. Dite a Marta che sto bene e che presto riavrà il suo prezioso ponte. Lo faremo. Per riparare il ponte ci vorrà il tempo che ci vuole. Ho sentito che i dazi aumenteranno. Ti piace? Pensane ancora.
Harry, eccovi! Com'è andata? Avete trovato Bernard? Sì, sta bene. E a breve riparerà il ponte per Pozza Orientale. Ah, beh, si è lodato il fondatore. È una fortuna che l'abbiamo trovato. I mostri delle paludi non si devono sottovalutare. È colpa della piaga. Non hanno nulla da mangiare a nord, quindi scendono qui in cerca di cibo. Non può continuare a uscire da solo. Devo assolutamente trovargli una guardia. Comunque, grazie. Non ho molto da offrirvi, ma sentitevi liberi di riposare qui finché le riparazioni non sono finite. Ne saremo ben lieti. Nell'attesa posso portarvi da bere? Un boccale di oro imperiale, magari. È una vera brodaglia, ma fa sparire la sete. No, grazie. Vorrei la verità. Perché qui ci sono così pochi portatori? È vero. Quando ero giovane ce n'erano di più, molti di più. È opera dell'impero. Sono stati portati via. Proprio così. Portati alle legioni o Oriflam. Ultimamente i minatori di testa di drago faticano a soddisfare la richiesta. I portatori risolvono il problema. Un tempo distribuivano cristalli come se fossero caramelle, anche qui nelle province, ora non più. Ormai usano qualsiasi scusa per confiscare i nostri portatori e metterli a lavorare da qualche altra parte. Ho sempre saputo che l'impero trattava malamente i suoi marchiati, ma dopo averlo visto con i miei occhi, beh... Tea! Congratulazioni per il nuovo arrivato! Il piccolino non è qui con te? Era un portatore. Il figlio che ha avuto nel mio grembo per 9 lune. Era un portatore. Oh, mi dispiace tanto. L'hai consegnato ai conestabili? L'ho già lasciato alla guarnigione, sì. Che ci pensino loro. Non vedevo l'ora di liberarmene. È stato il primo pensiero appena l'ho scoperto. Beh, per fortuna ora è finita. Niente di grave, no? Mamma, non era mio fratello, vero? No, ma presto ne avrai uno. Abbi solo pazienza, d'accordo? Va bene. Incredibile, vero? I portatori erano disprezzati anche ai tempi dell'arciduca Elwin. Ma erano ancora trattati da esseri umani. Ora le cose stanno così male che persino i mendicanti li evitano. Visto che non bevete, perché non portate questo all'abbazia? Questo mondo ha un cuore oscuro e voglio che lo vediate. E lo vedremo nell'abbazia? L'abbazia dell'Augusto San Glaedmond, sulle coste della baia di Sorrowise. L'abate è un amico. Ditegli che vi manda Marta e vi mostrerà quello che intendo. Capito. Costruire quell'acquedotto sì che era un lavoro onesto. Concentrati sul pesce, figlio. Hai preso questa rapa? Venite a vedere! Carne fresca! Qui solo carne fresca! Sapevo che esaminavano i bambini. Che il destino dei portatori era deciso alla nascita. E che era spacciato per il bene di tutti. Lo so, ma biasimare un bambino... Essere odiato dai suoi genitori senza avere colpe.
Non immaginavamo cosa significasse nascere così. Vero? No. Non lasciarmi scappare! Vai! Mordi, torta! Stavolta!
cosa fare, bello. Ancora! Lì, bello! Un aiutino! Vai, bello! Di qua! Sai cosa fare, bello? Le mie ferite, bello! Vai, bello! Thorgal! Non lasciarmi scappare! Buongiorno. Purtroppo l'abbazia non è aperta per la pubblica preghiera. Che Grigor sia con voi. Siamo qui per una donazione da parte di Marta. Capisco. In tal caso, seguitemi. Io non voglio morire. Per favore, padre, datemi qualcosa per il dolore. Vi prego. La luce si affievolisce. Non voglio morire qui da solo. Va tutto bene. Ci sono io. Queste persone chi sono? I portatori di Marta. Ha deciso di affidarli all'attenzione delle mie cure, affinché alleviassi la loro sofferenza. Naturalmente per quello che riesco a fare. Per il poco tempo che hanno davanti a sé. Sono maledetti. Tutti. Come ogni altro portatore costretto a utilizzare il suo dono. Tutte le volte che attingono all'etere, il loro corpo si pietrifica, finché non resta soltanto roccia e dolore, e poi vengono gettati via. Non c'è assolutamente nulla che io o Marta possiamo fare per cambiare le cose, ma almeno possiamo cercare di rendere le loro ultime ore un po' più gradevoli.
Abbi fede, figlio mio. Troverai la via della rinascita. E proverai anche tu la gioia che in vita non hai avuto. Grazie, padre. Vi porgo i miei più sentiti ringraziamenti per le medicine che avete gentilmente portato. I loro ultimi momenti saranno momenti di pace. Se doveste rivedere Martha, ditele per favore che altri due ci hanno lasciato. Dobbiamo tornare al rifugio di Martha. Già, andiamo.
dove sono sbucati. Mordi, toglati. Vai. Dai il massimo, bello. Gorgal. Sai cosa fare, bello. Vai, bello. Concentrati sul pesce, figliolo. Ah, siete tornati. Grazie per esservene occupati. L'abate ha un messaggio per te. Ne sono morti altri due. Capisco. Venite di sopra. Quindi, ora sapete, eh? Ho visto molti portatori morire sul campo di battaglia. Ma mai così. E questo solo perché sono nati diversi. I potenti non possono strappargli il loro dono, quindi li privano della loro umanità. Oh, molti compatiscono i poveri portatori. Ma finché ce ne stiamo tranquilli, a piangere per chi ci porta sulle proprie spalle, non cambieremo nulla. E così hai votato il tuo potere a Sid. Il poco che ho. Uso i profitti di questo luogo per comprare quei poveracci. Quindi quando l'abate ci ha detto che i portatori sono tuoi? Sì, sono mie proprietà. Almeno per legge. Chi può ancora lavorare raggiunge prezzi oltre la mia portata. Posso solo occuparmi di chi non è più curabile. Ma ci sono anche buone notizie. Bernard ha finito di riparare il ponte. Potete proseguire per Pozza Orientale. Avete delle domande che cercano risposta, vero? Beh, buona fortuna. Grazie, Marta. Oh, quasi dimenticavo. Sid e io abbiamo altri amici a Rosaria. Indossate questa e sapranno che siete dei nostri. E sappiate che sarete sempre i benvenuti qui. Avevi ragione, Sid. Sono davvero loro. Lord Rosfield e Lady Warwick sono tornati. Che possano restare a lungo. Sid. Ah, Clive. Che ci fate qui? Ti sei ferito? Direi di sì. Con un migliaio di piccoli fulmini. Non li scaglio più come una volta. Considerala una medaglia al mio lungo servizio e alla mia pessima condotta. Ma non sei qui per confrontare le ferite di guerra. Esatto. Grazie, Sid. Per tutto quanto.
Se volete andarvene, la scelta è vostra. Vivrete sicuramente una lunga e felice vita insieme se starete lontani da me. Sit! Io conoscevo una ragazza, schiava del suo fato, come voi. Volevo salvarla. Per un po' ho creduto di riuscirci, ma credere in qualcosa non lo rende vero. Sid. Più che un salvatore, sono un vecchio presuntuoso. Dico alle persone di forgiare il proprio futuro, ma invece di dargli il martello, lo uso per colpirle. E se nessuno vuole ascoltare quello che hai da dire, tanto vale tenere la bocca chiusa. Ma Clive, ti dirò questo. Non sei un mostro. Sei la stessa persona di sempre. Accettalo e potresti sfuggire al tuo fato. Il mio fato? Hai avuto una vita difficile. E dubito che diventerà più facile. Forse non sarai in grado di salvare altri. Ma almeno puoi tentare di salvare te stesso. Ci proverò. Jill. Non ti conosco abbastanza, ma confido che ti prenderai cura di lui. Sì, lo farò. Hai finito lì? Sì. Bene, allora torniamo. Meglio non far aspettare Nanna. Addio.